Siamo qui con Francesco Panella, presidente dell'UNAPI, che ha moderato di recente una conferenza sull'apicoltura e sulla biodiversità. Oh, come lo dici, l'apicoltura non è solo un'attività. Io credo che ci sia in modo abbastanza unanime un'indicazione che le api sono fra i primi sensori della mancanza di biodiversità. Biodiversità vuole dire semplicemente che il mondo è dato da forme viventi o meno che sono diverse e che non possono essere trattate dall'uomo come se fossero inanimate e fra loro non relazionate. Senza le api non si ha la vita che abbiamo oggi sul pianeta. Le api ci danno questo segnale. E come si può ricostruire la biodiversità attraverso l'apicoltura? L'apicoltura può essere utilizzata nelle politiche agricole come un termometro, un indice di accettabilità e di compatibilità. È una sentinella ambientale, usiamola, impariamo a leggerlo. L'ape può essere utilizzata per la compatibilità, per capire se il modo di produrre che abbiamo in agricoltura oggi è compatibile o meno. Io credo che ci stia dicendo e ci stia suonando una sirena, l'ape, e ci dice non è compatibile. Cambiate rotta, ragazzi, siamo in tempo, e quindi impariamo che non possiamo semplicemente dominare, ma dobbiamo provare a imparare a collocarci in un ciclo vitale che è complesso.